il DJ set rock. Non so se ti è mai capitato di doverlo fare oppure se sei un DJ che si specifica su questo. Ci sono in ogni caso 3 falsi miti da sfatare subito prima di cominciare a parlarne. Il primo è che se metti musica rock non c'è bisogno di saper mixare. Tanto dice, ma sai, non è che le metti a tempo, insomma, le stacchi, le fai finire, eccetera. Non è assolutamente vero. Anche se si tratta di musica rock o comunque con una batteria vera, è sempre bene avere i riferimenti base di quelli che sono per tutti i DJ. Scegliere canzoni di generi affini, di velocità più o meno simili e metterle in fila. Non deve essere strettamente necessario di mettere le canzoni tutte in ordine di BPM. Però sapere come si fa a mixare e a mettere a tempo ti consente quantomeno di toglierti dei limiti. Puoi passare da qualsiasi brano in qualsiasi momento, non devi aspettare che finisca la canzone o che si fermi o le pause o di sfumare con i filtri. La tecnica, come abbiamo già detto, serve per togliersi dei limiti potenziali. Gli altri 2 falsi miti riguardano invece lo sviluppo di una serata rock, che ci sono 2 grandi estremi. Il primo è quello che la musica è finita nel 77, 87 o 97 a seconda della generazione. Soprattutto in ambito rock, dove ci sono tanti classici e tanti brani significativi per intere generazioni, si tende a pensare che oggi non esca più niente di buono. E quindi trovi quelli che fanno sì una bella serata, ma con sempre la stessa musica. Ripeto, dipende un po' dalla generazione. Chi è amante del rock veramente classico non ti suona neanche le robe più anni 80. E chi invece magari ha vissuto gli ultimi anni d'oro del rock come musica mainstream si ferma alla fine degli anni 90, che sono quei brani che funzionano sempre, sono sempre ballabili e rendono sempre una bella sensazione. Però esiste anche la musica di oggi, musica ha fatto i passi in avanti. Non fare via quello che a 20 anni non compro un disco, su, se no che artista sei? Il terzo invece è l'estremo opposto, che riguarda più quelli più giovani, ovvero faccio rock con influenze diverse, quindi anche dal rock all'elettronica se vogliamo, e metto di tutto di più. Qualsiasi cosa, devo far sapere che conosco tanta musica, tanti gruppi, e li metto insieme più o meno a casaccio. Ti trovi qualche volta ad assistere a delle serate dove non c'è veramente un filo logico nella musica che viene proposta. I brani sono giusti, sono validi, ma sono messi completamente in un ordine alla rinfusa, coerente con il modo con cui quelli più giovani si approcciano alla musica di oggi, quindi lo streaming e tanti brani diversi messi in maniera molto veloce. Come abbiamo detto all'inizio, è bene, anche se fai musica rock e dintorni, di inserire i brani secondo una tua sequenza, secondo una logica, mettendo più o meno accostati i brani di generi simili, poi magari puoi anche cambiare genere o sottogenere, però che tu abbia un percorso chiaro e netto anche con la musica rock, anche se metti i brani di oggi e anche con un'idea, tra virgolette, di scaletta, quantomeno della serata. Parleremo in un video successivo su come fare un ottimo DJ set rock e magari racconterò anche com'è che sono finito a parlare di questo argomento. Nel frattempo commenta pure qua sotto, segui i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook e alla prossima!